Bagno di folla e tantissimi giovani per l'inaugurazione della mostra Senza confini di Steve McCurry, promossa dal comune di Pordenone in Galleria Bertoia fino al 12 giugno. L'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattaruzza. Siamo felici innanzitutto di questo colpo, diciamo, perché Steve McCurry ha accettato di fare la mostra qui a Pordenone, riconoscendolo come spazio assolutamente altamente qualificato, una mostra di oltre 120 foto che comprenderà sia gli scatti iconici maggiormente riconosciuti e anche però contiene una parte inedita, cioè il nuovo progetto di Steve McCurry dedicato a Cuba, paese assolutamente interessante dopo le dichiarazioni di disgelo tra Obama e la presidenza di Cuba e dopo il messaggio di Papa Francesco. Quindi siamo doppiamente contenti perché nel nostro piccolo riusciamo anche a concorrere un messaggio di concordia e di pace che speriamo possa essere duraturo e fattivo. Steve McCurry, che cos'è la fotografia per lei? Fotografia per me è un modo di vivere, un modo di esplorare il mondo, il modo di goderne, il modo di visitare regioni e conoscere culture diverse. Per me è sfruttare al massimo le cose, è bello osservare, la vita in fondo è un'avventura e per me è un piacere guardare il tutto. Everything that there is to see. Adesso siamo qui davanti ad una fotografia simbolo per lei, la ragazza afghana. Secondo lei qual è il segreto di questa foto? Perché ha avuto così successo? Well, I think the picture is a... Questa immagine è una combinazione di emozioni, è un'immagine che combina bellezza, complessità di emozioni. In fondo questa ragazza è un'orfana, è una rifugiata, però ci appare forte. Ha uno sguardo pieno di dignità nonostante le difficoltà, quindi c'è uno sguardo che guarda avanti, è uno sguardo pieno di speranza. There's hope.